Ecco l'impegno dei produttori europei di soft drink: lavorare su sostenibilità, competitività e stile di vita. Pro Wine a Düsseldorf si prepara con delle novità. Fra i produttori italiani, Montelvini, i vini italiani nella classifica Wine Searcher. Oreca Short News è offerta da Conserve Italia, Total Home Care Company. Con Vera, la classe è acqua. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Oreca Channel Italia, buon inizio di settimana. Parliamo di bevande analcoliche, una categoria che riveste una notevole importanza nell'ambito dei consumi fuori casa e l'Italia vanta produzioni di eccellenza. Una categoria che però deve fronteggiare delle insidie, dalla sugar tax che potrebbe entrare definitivamente in vigore ed alcune politiche comunitarie che non sempre vedono di buon occhio le produzioni di bibite e soft drink. Anche per questo motivo un'ESDA che riunisce i produttori europei di soft drink ha pubblicato il suo manifesto delineando le sue principali ambizioni e priorità per il mandato politico dell'Unione Europea 2024-2029. Il manifesto è incentrato su tre precisi impegni da parte dei produttori. Il primo è quello di rendere il settore delle bevande analcoliche più sostenibile e competitivo, puntando a creare valore continuo per l'economia e i cittadini europei. Il secondo impegno riguarda la transizione verso un sistema alimentare più sostenibile e salutare e aiutare gli europei a condurre uno stile di vita più sano, intensificando gli sforzi per ridurre il contenuto medio di zucchero e promuovendo pratiche di marketing e pubblicità responsabili. Terzo impegno, promuovere la sostenibilità ambientale lungo tutta la catena del valore attraverso una vasta gamma di azioni per ridurre la propria impronta di carbonio e poi proteggere le risorse idriche, migliorare l'efficienza energetica e raggiungere la circolarità dell'imballaggio. L'impegno è preso, vedremo il prossimo Parlamento europeo come risponderà. Dalle bevande analcoliche a quelle alcoliche parliamo di vino, dove in attesa del Vinitaly le attenzioni degli stakeholder sono attratte da ProWine, l'edizione del 2024 che si terrà dal 10 al 12 marzo a Düsseldorf. Quest'anno ci sarà una nuova area dedicata esclusivamente ai liquori e distillati, denominata Pro Spirits, e non mancherà l'area dedicata agli alcolici artigianali, tra cui craft spirits, birre artigianali e sidri. Nutrita come al solito la presenza dei viticoltori italiani, con quali attese e quali sentiment partecipano, ascoltiamo sul punto Alberto Serena, CEO di Montelvini. Buongiorno Giuseppe e un saluto agli ascoltatori di Oreca Channel Italia. Anche quest'anno Montelvini sarà presente al ProWine, che è la fiera del vino più importante a livello internazionale, la seconda dopo Parigi, in preparazione del Vinitaly. Quest'anno ci presenteremo con un nuovo stand che darà lustro ai tre marchi del gruppo, quindi al marchio Montelvini, della cantina ambasciatrice dell'Asolo Prosecco Superiore, Santo Osvaldo, azienda storica del veneziano, leader nel territorio dei vini fermi, e Monvin per quanto riguarda il vini premium alla spina. Saranno l'occasione per prendere contatto con i buyer internazionali, quelli che vengono in Germania da tutto il mondo per fare gli accordi che poi saranno fondamentali per l'anno. Per noi sarà anche un banco di testo dopo Parigi, che si pone come alternativa a questa fiera, però la Germania è sempre il punto d'incontro per gli affari internazionali. Un saluto a tutti e vi aspettiamo poi al Vinitaly a Verona ad aprile. Ecco una speciale classifica, quella dei grandi vini classici, aggiornata recentemente dal portale Wine Searcher, una top 100 ottenuta incrociando ogni giorno le ricerche di prezzi da milioni di database di enoteche e wine shop di tutto il mondo. A livello globale, le bottiglie più ricercate in assoluto sono quelle di Petrus, davanti a quelle di Chateau Mouton Rothschild, poi c'è Dom Pérignon. Ma fra i primi 100 ci sono anche alcuni grandi vini italiani, come il Tignanello, il Massetto, l'Ornellaia, il Solaia, il Monfortino, il Flaccianello della Pieve, l'Argiano, il Bartolo Mascarello e poi al top, ovvero il vino italiano più ricercato al mondo, è il Sassicaia. Ebbene, su questo i wine lovers non avevano dubbio alcuno. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e a domani.